Cresce l'emozione per questa prima serata del 70° Festival di Sanremo in casa Harrison. Claudio, ma dove sei? Sembri una star! Ma guarda, io sento una vibrazione particolare oggi perché sto camminando, attraversando meglio quello che è il red carpet che percorre un po' tutto il centro di Sanremo. Un'idea straordinaria del patron di casa Sanremo, Russo Lillo, che ha disposto affinché ci fosse un'apertura non soltanto all'Italia ma anche all'estero attraverso questo festival. È vero sì che ha conservato quella tradizione, quella liturgia di cui parla Sanremo da sempre, ma l'ha anche aperta al pubblico. A un pubblico internazionale, ha creato delle iniziative, pensiamo alla SPA, pensiamo a tante cose che poi vedremo nel corso di questi giorni, ma soprattutto attraverso una grande festa che ha ospitato proprio ieri sera tutti gli artisti, ed è proprio in questa festa che lo abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Vediamo. E allora, eccoci qui con il patron di casa Sanremo, Vincenzo Russo Lillo, che è qui con noi per parlarci intanto di quella che è ormai la storia di questo format e poi di una fusione importante che arriva con Rai Pubblicità e crea Casa Festival, un grande volano di sviluppo artistico e culturale non soltanto di questa zona ma dell'Italia tutta. Sì, storia, 13 anni di storia che nascono da, questa location importante che è il Palafiori, un momento di occasione di allegria in più, di festa. Di condivisione anche. Di condivisione, di un festival che oltre ad essere dedicato ai milioni di persone che sono a casa, può essere dedicato anche alle decine di migliaia di persone che sono a Sanremo, che vengono qui ogni anno e vogliono vedere, toccare, vivere gli artisti. La gente si muove da tutta Italia perché vuole vedere quella, vuol vivere quell'emozione. Quindi il red carpet, il palco di Piazza Colombo vogliono essere una estensione di questa opportunità. E allora, grande fermento. Io intanto vi saluto qui dal Teatro Ariston, Festival di Sanremo 2020. Noi ci rivediamo tra poco. A voi studio.